Le polemiche sui contributi, anche se volontari, alle scuole statali. Francesca Pozzi. Se vengono a mancare, naturalmente si riduce quello che è il piano dell'offerta formativa, si riducono i servizi. Il genitore sicuramente dà volentieri un contributo alla scuola, volontario, nella misura in cui ne capisce l'utilità. La polemica è sempre la stessa. Nel mirino ci sono i contributi volontari delle famiglie alle scuole statali. A riaprire la disputa questa volta è stata una nota del Ministero dell'Istruzione che ribadisce paga solo chi vuole farlo e i dirigenti scolastici che lo pretendono saranno sottoposti a sanzione disciplinare. La risposta dei presidi non è tardata. Il finanziamento statale alle scuole nel giro di 5 anni è calato esattamente dell'80%. È meglio che il Ministero intervenga su questi presidi se effettivamente qualcuno esce dalla legittimità del proprio comportamento, però nello stesso tempo non può il Ministero negare praticamente che attraverso questi contributi volontari oggi una scuola elementare può offrire le attività nella scuola dell'infanzia, può comprare materiali di lavoro. I contributi nelle scuole superiori sono andati crescendo in questi ultimi anni. Io credo che si muovano attorno a una media di 100 euro. Insomma, i contributi delle famiglie non saranno magari obbligatori, ma certamente sono fondamentali. Le problematiche sono legate soprattutto all'acquisto di beni strumentali, penso soprattutto ai laboratori di informatica, laboratori di chimica, di scienze, per acquistare degli strumenti didattici, per permettere banalmente di avere colori, carta. E nel resto d'Europa? In Spagna la crisi ha causato diversi tagli nella scuola, ma lì le cose funzionano diversamente. E in Spagna, nelle scuole statali, non c'è questo intervento economico delle famiglie.